subito la parola a Massimo Zedda. Visto il problema, la voce di mercato in mercato, un assessorato per una caramella balsamica verrebbe da dire, ma insomma, non volendo promettere niente, così come abbiamo detto in campagna elettorale, io insomma, al di là delle battute voglio innanzitutto ringraziare tutti voi che siete qui e i 500 volontari che si sono resi disponibili, molti dei quali sono nelle piazze, nelle vie della città, al mare se andranno, se spunterà il sole, a diffondere materiale, tutti attrezzati politicamente e non pagati. Ebbene, il ringraziamento va a voi, a coloro che sono in giro in città, che stanno volantinando, che hanno aiutato e stanno ancora aiutando e aiuteranno. Il ringraziamento va ovviamente a coloro che sono intervenuti, ai partiti della coalizione che sono rappresentati, vedo i dirigenti qua, e un ringraziamento particolare ai candidati eletti e a coloro che col premio di maggioranza saranno eletti. Consentitemi di ringraziare il presidente D'Alema, che a testimonianza dell'impegno del maggior partito, che ha avuto un buon risultato smentendo la continua domanda ma cosa farà il PD, il PD ha ottenuto un buon risultato, elegge diversi consiglieri comunali, ne eleggerà altri 4 mi pare col premio di maggioranza, è il primo partito e supera il PDL in città e non c'è... E non c'è stato il voto disgiunto. Si è disgiunto qualche elettore, qualche voto, persino dei riformatori, partito del candidato alla carica di sindaco Massimo Fantoro. Ora, io, vista la voce, cercherò di stare nei tempi, però vorrei dire alcune cose raccontando alcuni temi che abbiamo già detto, raccontato in campagna elettorale, alcuni aspetti programmatici e poi raccontare gli ultimi giorni, cosa si deve fare, cosa si può fare, cosa è bene che ognuno di voi faccia, se ci crede, se è qua, immagino ci creda, se è convinto della possibilità di poter conquistare la città di Cagliari, la nostra città. Siamo partiti dallo slogan nel 2006, Cagliari capitale del Mediterraneo. Cagliari non è stata capace di capitalizzare neanche le proprie idee, i propri progetti, di valorizzare i propri cittadini, l'ambiente che lo circonda, dallo stagno di Santa Gilla, dalla laguna di Santa Gilla allo stagno di Molentargius, al teatro lirico, e saluto i lavoratori del teatro lirico presenti, che aspettano da mesi, da anni, una guida ai vertici del proprio teatro, capace di impostare una stagione che guardi anche all'esterno e non solo a se stessi, al proprio ombelico, e capace anche di consentir loro di operare e creare loro opere e progetti, insomma di programmare, di far da sé. Ricordo anche che dalla capitale mediterraneo negli ultimi dibattiti siamo arrivati al dover diventare egemonici culturalmente a livello mondiale. Neanche l'impero romano ammazzava le culture, poi avendo la presenza del presidente D'Alema, che è stato ministro degli esteri, spiegherà che neanche Obama pensa di mortificare, distruggere le altre culture
per avere una monocultura da diffondere nel mondo, è semplicemente antistorico. Noi abbiamo invece raccontato anche nelle magliette, anche nei simboli, l'ora tocca a noi, che molti di voi hanno indossato, che molti di voi hanno regalato, che molti dei ragazzi ora portano e che sono coloro che mi hanno aiutato. Gli iscritti alla mia sezione che si sono mischiati con gli iscritti alle sezioni del PD, dell'Italia dei Valori, che insomma si sono messi insieme perché la casa comune, la casa dei tutti i cagliaritani, il comune dobbiamo conquistare per poter dare ai cagliaritani, alle famiglie, ai giovani un futuro migliore. Ebbene, l'altro elemento è dato dal fatto che, se ci pensate bene, in campagna elettorale si è verificato un fatto che guardava al Mediterraneo, l'aver portato in Sardegna diverse persone provenienti dalla Tunisia. Adesso basta con le caramelle, se no facciamo la collezione, era una battuta iniziale. Però quei 700 sono stati accolti da noi come persone che andavano via da un paese in guerra dove era a rischio l'incolumità delle loro vite. Invece sono stati accolti dall'altra parte, che ospita la Lega, anche a Cagliari, la Lega Nord, nelle liste del centrodestra, oltre che altre liste di destra con le quali non ci apparenteremmo, come abbiamo detto. Ebbene, in quel momento ho ripensato alla città, che era la città dell'accoglienza, e cioè la città Cagliari, un crocevia, non capitale del Mediterraneo, crocevia nel Mediterraneo, di popoli, razze, lingue, religioni, culture, aspetti, colori, persino nell'agroalimentare, la diversità, dei colori ai sapori. Ebbene, ho pensato che persino la squadra del Cagliari, del campionato 69-70, riuscì quella città ad accogliere giocatori che non erano cagliaritani, riuscì ad accogliere Nenè, che aveva un altro colore della pelle rispetto al nostro e veniva abbracciato e salutato per strada, riuscì ad accogliere, ancora oggi lo salutano per strada i bambini di 10 anni riconoscendolo, Gigi Riva, che sta a casa a Cagliari e vive a Cagliari, riuscì ad accogliere insomma anche coloro nel dopoguerra che arrivavano da paesi come Seui, paese di provenienza dei miei nonni, che vennero qui negli anni 60 e misero insieme ad altri tante attività economiche che molti di voi immagino conoscano, ma così da Ierzu, così da tanti paesi della Sardegna, rendendo vivi, vivaci, rendendo vive e vivace la città. Oggi al contrario si suscita paura, persino nei confronti degli studenti universitari. Ricordo, perché c'ero a quella riunione, a quell'assemblea, l'inaugurazione dell'Hotel Moderno, non sorridono gli amici, i compagni che hanno frequentato la Casa dello Studente in altri anni, che anni dopo che molti cagliaritani si sono affermati nel mondo delle professioni, del lavoro, della medicina, nel campo della politica, perché lì era uno dei centri nevralgici della politica, bene, ricordo che loro, i diversi sindaci, dissero che l'Hotel Moderno, oggi Casa dello Studente, nella via Roma sotto i portici, avremmo visto così la discesa dei pastorelli di Lodè e avremmo rovinato la Cagliari dei cagliaritani. La Cagliari dei cagliaritani, i portici di via Roma che erano infrequentabili, così come era infrequentabile il quartiere Marina, sono rinati e risorti per la frequenza frequentazione di giovani in quelle strade, perché oggi è sicuro passare nei portici sotto via Roma perché ci sono gli studenti universitari. Bene, una città accogliente per i turisti, è una città accogliente per i cittadini, è una città accogliente perché è sicura se è frequentata da giovani coppie e non giovani coppie che abbiamo allontanato. Gli ultimi miei amici mi hanno raccontato l'altro giorno, coloro che possono, coloro che hanno risorse economiche, coloro che insomma vivono nella città, tra virgolette, del benessere, chiedono ai genitori di poter dar loro la villetta a Torre delle Stelle per far lì la prima casa, grazie alla 125, perché i collegamenti sono veloci. E allora, se ormai famiglie benestanti cedono ai figli
la prima casa diventa la villetta al mare, forse coloro che non sono benestanti stanno peggio, sicuramente stanno peggio di coloro che hanno la villetta al mare e vivono ancora in casa coi genitori, non perché siano bamboccioni, ma per la precarietà, per il 54% di disoccupazione. Bene, noi a questo guardiamo e vorremmo dare risposta. Come? Come l'abbiamo scritto e detto? Riqualificazioni, trasporti pubblici efficienti, città universitaria insieme alla città della cooperazione e lo sviluppo che guarda il Mediterraneo, città delle professioni, città della sanità, città delle relazioni, città che metta nelle condizioni con una pubblica amministrazione trasparente, efficiente e capace di risposte in tempi brevi, i cittadini e le imprese per creare occupazione e posti di lavoro. Chiudo, forse l'ho fatta lunga. Paolo, i tempi. E ringrazio anche Paolo per aver moderato questo nostro incontro. Per dirla con Churchill, ciò che sta avvenendo nel paese, mi rivolgo anche al presidente D'Alema, Churchill dopo la battaglia di El Alamein, la prima vittoria, dopo tanti anni di guerre, sconfitte del fronte che lottava contro il fascismo, contro il nazismo, disse a coloro che festeggiavano: non è la fine, non è neanche l'inizio della fine, ma è la fine dell'idea che li ha generati.